Grande partecipazione di pubblico anche nella terza serata della 26esima edizione di Roseto Opera Prima, che fino al 19 luglio animerà il teatro della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi. Il festival cinematografico per il riconoscimento e la diffusione di opere prime audiovisive, ideato dal regista Tonino Valeri nel 96 per film di registi esordienti, è realizzato in questa edizione dal Comune di Roseto degli Abruzzi, in collaborazione con Fuoriluogo, e ha avuto come madrina della prima serata Violante Placido, accolta dal direttore artistico Pino Strabioli. Tre giorni di tutto esaurito, siamo veramente felici e l'invito non può che essere quello di non perdersi le due ultime serate di festival, probabilmente le più speciali. Ci sono ospiti d'eccezione, ricordiamo l'omaggio che ci sarà a Franco Califano con Francesco Montanari, il regista 5, poi ci sarà il film Proiezione con Carlotta Proietti dedicato a suo padre, quindi non possiamo che aspettarvi numerosi qui in villa per le ultime due serate con il grande finale insieme alla madrina Nancy Brilli. Le proiezioni dei film sono state anticipate da interviste ai protagonisti con la consegna dei premi Roseto Opera Prima. Non sono mancati momenti toccanti come il monologo sulla violenza contro le donne interpretato da Giulia Di Quilio, legato ad un intenso balletto curato dai coreografi Federica Angelozzi e Sabatino De Eustacchio, e al premio come migliore attrice non protagonista che Lidia Vitale ha voluto dedicare ad un anno dalla scomparsa a Libero De Rienzo. Io oggi questo premio mi sento di dedicarlo a un collega, ad un amico che non c'è più da un anno e che è Libero De Rienzo, un artista libero di profondi contenuti e di grande spessore. Veramente facciamo sì che questo paese dia il massimo a tutte le persone che hanno così tanto da dare prima che sia troppo tardi.